Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Ah, senti, voglio chiederti una cosa. Se ti fai delle indagini per la faccenda del pane, così, sì. Ecco, mi ricollego a un periodo passato, no, così non tanto lontano, che c'è stato, ricordi, tu Marcinkus? Sì. Ecco, io quando che l'è partito che il Papa lo manda via e lei tornava in America, sì. Ecco, io che avevo aperto tra io e la sua famiglia una grande catena di mulini per macinare grano e soia. Sì. E viene il dubbio che sta facendo punta ancora da Marcinkus. Addirittura, beh. No, è un'ipotesi mia, è stato provato che sia solo fantasie così. Che insomma, questa invenzione dell'Eucaristia. Del padre del Giubileo, sì. Che ho capito. Sì. Se ti riesci a capire da dove che viene questa farina, chi che sei che macina? Sì, no, potrebbe essere interessante, ovvio, perché è una forma di autofinanziamento, cioè nel senso ottengono i prezzi più alti e quei prezzi più alti si creano degli utili, diciamo così, particolari. Insomma, no, particolari in che senso? Uno va in paradiso come mangia il pane? No, nel senso che se io detengo la proprietà della società, vendo il pane più caro, l'impasto più caro, e mi faccio un bell'utile senza doverlo dichiarare, senza doverlo utilizzare per altri scopi, insomma. Cioè, ecco, questo qua può essere appunto un'iniziativa loro molto... Prova a vedere se ti riesci a capire da dove che viene. No, vedrò, farò delle ricerche in merito e poi una delle prossime trasmissioni, se ho dei risultati, ne parlerò. Va bene, ciao. Grazie, ciao. Sì, allora abbiamo qualcosa che non va, un attimo. Ecco, il microfono dovrebbe essere a posto adesso. Bene, allora ripartiamo e proseguiamo. Ecco, io c'è una telefonata. Sì, pronto? Sì, ciao, sono ancora Marco. Ciao. Ho trovato il libro, allora non vorrei magari approfittarne, se no lascio spazio subito. No, nessun problema, dai. No, volevo dire a proposito dell'inquisizione, no? Sì. E anche a proposito di quello che diceva il Signore, no? Questo, quello prima di questo, che ha detto che forse i preti hanno fatto tanto successo perché hanno trovato la gente condiscendente praticamente, non si ribellavano, no? Quindi loro, anche in un paese, il prete comandava e gestiva un po' tutto e la gente sottostava. Però volevo solo raccontare quello che ho sentito, che il più grande professore italiano storico, uno dei più noti storici del diritto italiano, il professor Italo Mereu, sì. Storia dell'intolleranza in Europa, che è arrivata alla terza edizione, sì. Che è un libro bellissimo, credo che bisognerebbe leggerlo tutti per capire. Ha scoperto che ci sono dei documenti storici che dimostrano che Galileo è stato torturato anche dall'Inquisizione romana. Sì, ma infatti. Quindi non solo, come si può dire, in un certo senso perseguitato. Sì, no, ma difatti... costretto a ritirare quello che aveva studiato e scoperto. Sì, no, scusa, ti interrompo. Mi sembra che nel processo di Dica fa è portato in tribunale dopo severo esame, e nel per severo esame si intende appunto la tortura. Sì, sì, ma quello che sa la maggior parte del popolo, il popolino, no? Non sa queste cose. Ma voglio dire, questo perché volevo dire, ricollegarmi alla telefonata del signore di prima... Perché praticamente addirittura chi stava peggio era proprio quello che cercava di svegliarsi sotto il potere temporale della Chiesa, che apparentemente è assurdo, perché magari avevano ragione, perché noi siamo qui per merito degli eretici, per esatto. Merito di gente che è stata bruciata, no? Sì. E adesso c'è questa revisione dell'Inquisizione che fa, io credo, ancora una volta fanno tutto questo a porte chiuse. Questi processi li dovrebbero almeno fare in piazza, il popolo. Sì, no, ma loro così possono. Chi vuole va a sentire, chi non vuole sta a casa. Sì, no, ma difatti loro lo fanno intenzionalmente, perché non chiedono scusa assolutamente, non hanno problemi, insomma. Sì, sì, è così. E poi noi parliamo di Marcinkus, che ho sentito, insomma, anche lì sta storia che non si è mai capito bene. Insomma, è così, queste cose che poi richiedono chiarezza, richiedono anche delle... La gente poi passa sopra, si dimentica, ma quello, ecco, questo volevo dire, ma quello che mi stupisce di più è che, e forse anche sono un po' d'accordo con l'intervento sempre della telefonata di quel signore che dice appunto, speriamo che anche voi non facciate un'altra religione. Perché dovremmo farla? Perché guarda, io ti dico sinceramente, quando uno esce per esempio da una religione
supponiamo che la cattolica, no? Poi veramente sai, hai il disgusto per tutto quello che insomma può girare attorno al sì, ma la religione non è mai una cosa anche, seria. Vedi, anche le vostre trasmissioni, alle volte le sento anch'io come una forzatura, nel senso che dico ma basta, per carità, perché poi vedi, alla fine si diventa, come si può dire, aridi, non si raccoglie più niente, anche se magari i messaggi che arrivano possono essere i messaggi condivisibili dal punto di vista razionale, anche logico. Sì. Ecco, e quindi io non ho niente da dire, ma sinceramente quello che mi meraviglia è che tanta gente che forse adesso ha perso la fede, esce dal cristianesimo, non si riconosce più nella dottrina cristiana, eccetera, con facilità seguono altre quasi pseudo-religioni. Sì, ma infatti vanno a seguire siete protestanti. È questo che mi sembra strano, che la gente non ne abbia, scusate la parola, una sgionfa, che tu capisci, sì, di questo. Cosa è preoccupante? Questo è preoccupante, perché dico alla gente, ma perché, porca miseria, ma non siete stanchi di questo? Ma non siete in grado di capire che almeno è importante uscire, per esempio, e dire no a una, a, non so, a un sistema di idee che ti ha... Perché la religione, no, te ne fornisce tantissime idee di pensare al mondo, al modo di rapportarsi, non so, alla tua spiritualità, alla moralità. La religione entra su tutti questi campi, no? Quindi forma in un certo senso anche culturalmente la persona. Bene, quando esci, sta fermo là un momento, no? Prova a pensare quello che eri prima e quello che sei. Sì, escono e corrono subito. Sì, no, perché sono abituati alla sottomissione. A buttarsi in braccio anche al mago di turno, perché va bene che il mago di turno. Voglio dire, queste persone veramente. Ma allora è logico, no, che finché esistono persone che si comportano così, sono appetibili per cui. Cioè, il gatto, quando vede il topo, no? Si aspetta 10 minuti a mangiarselo, forse lo gusta ancora di più, no? E guarda tutti non so le cose, sai una volta cosa mi ha detto un prete, vedi, dice, cerca di non fare come l'uccellino che è dentro la gabbia, no? Che una volta un uccellino ha visto avvicinarsi un gatto alla gabbia, era per terra, e cosa ha fatto l'uccellino? Per paura del gatto ha cominciato, era in mezzo alla gabbia, no? Ha cominciato a volare di qua e di là, sbatteva contro la gabbia, no? E il gatto, stando fermo con la zampina, un colpo che l'uccellino ha sbattuto contro la gabbia, l'ha preso, perché con la zampina era appena entrato, no? Sì. Nella gabbia l'ha preso e l'ha ucciso e se l'è mangiato. Se l'uccellino stava fermo in mezzo alla gabbia, il gatto non l'avrebbe mai mangiato. Ciao, ti saluto. Sì, ciao. Sì, beh, è una cosa che da considerare. Purtroppo il monotismo ha la capacità di inserirsi sempre col dominio assoluto e di insegnare che l'unica via possibile di realizzazione è la sottomissione. E ora appunto, sfruttando la sottomissione, quando non esce, se non trova una dimensione diversa o non ha la fortuna o la capacità o la situazione di trovare dei riferimenti forti, si trova subito controllato e di conseguenza va a ricadere in qualcosa del genere, proprio perché loro sono totalitari, cioè proprio la loro unica forza è proprio questa, cioè di cancellare queste possibilità. Io ad esempio leggevo un bellissimo libro che si chiama Solinnunio, erano donne le streghe, fatto da uno studioso di stregoneria che è Luciano Parinetto, uno dei maggiori studiosi e più seri. E lui dice, loro in periodi normali hanno sempre bruciato queste persone, perciò hanno sempre creato la paura, la tensione, hanno sempre limitato qualsiasi possibilità. E lui diceva, ad esempio, soltanto nei processi per stregoneria nel Parlamento di Parigi dal 1565 al 1640 ci furono oltre 1120 accusati, cioè solo nel Parlamento di Parigi. E questo qua dimostra la mostruosità con cui il monoteismo si è affermato. Ma questo monoteismo non si afferma soltanto nel passato con questa forza. E già anche elementi di attualità ci danno questa possibilità di affermazione. Prendo dal Corriere della Sera, ad esempio, di sabato 7 novembre, c'è un intervento di una parlamentare italiana che dice fa «Sbagliato dare i soldi alla scuola privata». Gloria Buffo, nella maggioranza, dice fa la Chiesa ha già 25.000 docenti di religione, costano allo Stato 1.200 miliardi. Cioè loro riescono ad affermare il loro dominio e il loro dominio viene affermato scaricando le spese sugli altri. Ma proprio loro lo fanno proprio per metodo, cioè nel senso che anche nella scuola elementare esiste, nella scuola più bassa esiste l'insegnamento di religione. Ma perché avviene questo? Proprio per cercare di impedire ai bambini di sviluppare uno spirito critico. Per loro la Chiesa deve essere sempre stata utilizzata
come elemento di dominio, cioè proprio per loro in qualsiasi caso la Chiesa cattolica vedrà sempre negli altri la negazione della propria affermazione e andrà sempre a distruggerla. Voglio sempre citare un filosofo moderno che fu cacciato anche lui dall'insegnamento dalla Chiesa cattolica, dice: oggi la Chiesa cattolica chiede la parità tra scuola pubblica e privata, ma per la Chiesa è l'esistenza stessa della scuola pubblica ad assumere qualcosa di assolutamente inaccettabile. Ogni scuola deve essere cattolica, anzi nessuna legge dello Stato può andare contro l'insegnamento della Chiesa. E questo è il fondamento del radicalismo monoteista. E di conseguenza partiamo da questo punto di forza, dire fa solo noi abbiamo la verità suprema, solo noi deteniamo tutto, solo noi abbiamo il potere, solo noi abbiamo la conoscenza, possono annientare qualsiasi cosa e di conseguenza fanno qualsiasi iniziativa pur di limitare la manifestazione di un pensiero diverso. È questo che va combattuto, ma non va combattuto contro il monetismo una battaglia singolare, cioè nel senso di dire andiamo a contestare il principio che esista una scuola privata finanziata dallo Stato. Andiamo a contestare il principio del monoteismo, l'assurdità di un Dio unico, l'assurdità che esista un insegnamento unico, l'assurdità di un testo sacro, l'assurdità che esista una manifestazione divina unica, l'assurdità che esista un Dio che sia creatore del mondo. Questo noi vogliamo combattere, appunto per questo noi diciamo solo in questa maniera può essere distrutto ed annientato il monoteismo, proprio perché annientando il principio stupido di un Dio creatore, solo lì si riesce a distruggerlo, perché i monoteisti sono abbastanza tolleranti negli ultimi tempi verso le sette protestanti, proprio per questo motivo, perché riconoscono il Dio. Ma provate voi, per il monoteismo, dire il vostro Dio non esiste, il vostro Dio è un Dio di distruzione, noi non lo accettiamo, noi possiamo vivere senza questo Dio dei cristiani. I cristiani si arrabbiano, non sono neanche disposti a discutere. C'è una telefonata, diamo il via alla telefonata. No, niente, caduta. Sì, pronto? Caduta anche questa. Scusate, ma sono... Sì? Pronto? Sì, pronto. Sì, senti, non sento. Sì. Ah, se sono in linea, sì. Sì, ti sono in diretta. Senti, volevo chiedere una cosa. Non ricordo se tu o Claudio una volta ha detto che, sì, ha riferito che Padre Pio poco prima di morire gli erano scomparse tutte le stimmate, tutti i segni, no? Sì, mi sembra che sia stato Claudio, mi sembra, ma adesso non potrei. Ecco. Sarebbe il caso di approfondire un po', perché è ben strano che questa divina provvidenza faccia sparire tutte le tracce proprio quando il medico legale magari avrebbe potuto controllare e fare un rapporto e magari anche l'autopsia. Non ti pare? Sì, no, ma infatti è sempre una strana... Perché per telefono non sento una... D'accordo, ciao. Ciao. Sì, beh, è sempre chiaro che la Divina Provvidenza interviene in qualsiasi momento in cui possa essere fatto un controllo o qualsiasi verifica. Il caso anche di Padre Pio, a parte che per noi pagani è assurdo la manifestazione del divino tramite la distruzione del corpo, però esiste tutta una forma di malattie di tipo psicosomatico che vengono a subentrare. E io mi ricordo un autore inglese, Huxley, che diceva ma perché ad esempio nel nostro periodo sono così spariti i mistici visionari? Ma perché all'improvviso non ci sono più queste visioni di massa collettive? Qual è il motivo? Che forse che il Dio dei cristiani sia andato in ferie? No, diceva, la cosa è modificata da alcuni comportamenti. Allora, c'è meno digiuno, c'è meno fame, cioè la ricchezza della gente che poteva nutrirsi meglio, e soprattutto c'era il discorso che si perdeva l'abitudine a essere masochisti, alla flagellazione, alle fruste, alle penitenze, e soprattutto quando uno si feriva c'era una maggiore pulizia, cioè nel senso un cristiano si flagellava, non si puliva, si andava alle infezioni delle varie ferite, e queste provocavano degli uragani, delle tempeste chimiche di reazioni particolari nel corpo e davano origine a queste visioni. Voglio ad esempio ricordare che già negli anni 70 ci furono alcuni vescovi filippini che dissero, di fronte a un'invasione di visioni della Madonna in Filippine, dissero si rivolsero alle madri, dissero
date da mangiare di più alle vostre figlie. Cioè praticamente il monoteismo è sempre frutto di una povertà sia materiale e sia spirituale. Solo così il monoteismo si può affermare. Perché il monoteismo tende sempre a distruggere le società? Proprio perché distruggendo le società si crea una situazione di tensione, di povertà proprio dello spirito, dell'animo, della cultura e una povertà effettiva. E su questo ci può marciare, solo con questo. Sì, c'è un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Sono sempre io. Ciao. Scusa, ma malattie psicosomatiche, di fede di Padre Pio. Diciamo le cose come stanno, no? Sì. Era un imbroglio. Sì, non si tratta di malattie psicosomatiche o storie del genere, no. Ma era un imbroglio per accattivarsi il credito dei poveri cristi, no? Sì, ma questo è un classico. E la prova ne è, almeno a mio, che è proprio la scomparsa poco prima che qualcuno potesse controllare, no? Sì, ma d'altronde... Bene. Sì, beh. Tutte quante le visioni cristiane, monoteiste, tutte le volte che compare una presunta Madonna è sempre un inganno. E soprattutto bisogna considerare un discorso, sì, che probabilmente forse non esisteva nulla, però se uno dice, vabbè, esiste qualcosa, e d'altronde è stato fatto anche uno studio medico sull'argomento. Io mi ricordo di una rivista che si chiamava Rita Scienze, che fece un numero speciale dedicato alle visioni cristiane, alle visioni che appunto avevano questi santi. E ci furono due medici che fecero appunto questi studi su queste varie visioni. Notarono che ad esempio certe posizioni assunte dalla gente che aveva le visioni erano dovute a delle forme di malattia cerebrale, ad alcune aree della corteccia cerebrale che erano influenzate, erano deformate, ad alcuni tipi di alterazione cerebrale che andava a generare una forma particolare. Ad esempio fu studiato il caso di chi il Venerdì Santo si trova crocifisso. E fu dimostrato proprio che questa crocifissione era concretizzabile anche dal punto di vista chimico, cioè introducendo nei gatti certe sostanze chimiche si riproduceva la posizione del crocifisso. Ecco, questo qui appunto incide nella realtà, cioè loro sono capaci di camuffare una manifestazione naturale o una malattia come una manifestazione di Dio. Ma d'altronde Dio stesso, il Dio dei cristiani, è una forma di malattia. Cioè il monoteismo stesso è una malattia, cioè, andrebbe proprio affrontato dal punto di vista proprio clinico, cioè proprio il monoteismo è una deformazione dell'animo, dello spirito, del corpo, dell'anima, del cervello umano. E difatti sarebbe più giusto che fosse affrontata proprio come in questa maniera. Logicamente loro hanno scoperto che utilizzando certe formule culturali si va a inculcare una tradizione culturale, si va a inculcare una manifestazione particolare e ben specifica, che alla fine si ripete, ma questo è proprio un'astuzia che avviene su di loro, è proprio una capacità di controllo, una capacità proprio di cercare di riprodurre i fenomeni, ma i fenomeni non sono fenomeni che avvengono perché c'è un Dio che è presente, che interviene, che si manifesta, che agisce. Questi microfoni, cioè dico, questi fenomeni avvengono proprio perché sono condizionamenti di tipo psicologico. Ecco, dicevo che questi due ricercatori che hanno fatto questo lavoro così grosso, che facendo proprio un fascicolo molto consistente, dissero, alla fine fecero una strana fine, furono assunti da un'associazione che si occupava delle visioni della Madonna, cioè erano diventati talmente pericolosi che la sala in giro diventava pericoloso, era meglio che li mettessero dalla mia parte, furono assunti proprio come consulenti per verificare le visioni della Madonna. E questo dimostra chiaramente che c'è un'intenzione. Addirittura in questa pubblicazione che parlava di presunti estasi mistiche che non ci sono, si attribuiva che ad esempio l'influsso negativo che avevano certi preti era dovuto a una deformazione intestinale che loro avevano. C'è un'altra telefonata, vediamo se non riesco a farla cadere. La prendiamo. Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, parla Doriana. Sì. Senta, non ho preso dall'inizio la trasmissione, sì, perché ho sentito che c'era Franco che faceva pubblicità, ho spento, poi adesso gli è acceso, sì, ho sentito che parlava di Padre Pio, non so se è cominciata da poco, ma... Sì, no, è stato un ascoltatore che è intervenuto giustamente parlando, ecco, della carnevalata di Padre Pio. Ho sentito appunto di Padre Pio. Allora, non mi interessa... Di quello che può dire la gente, o io, lei sa che
si va divulgando sempre più il discorso dei contatti con l'aldilà. Ora anche la Chiesa lo ammette, mentre prima lo rifiutava, era Satana che interferiva. Sì. Ecco, se è Satana che interferisce, beh, io che ho avuto i contatti, ho perso un figlio, con mio figlio ho avuto il contatto, ho messo in contatto tante mamme con i loro figli, sono venuti degli atei, si sono convertiti, allora se è il diavolo, diciamo che buon diavolo che è, giusto? Sì. Allora, per quanto riguarda i miei contatti con il discorso Padre Pio, non era un blè, assolutamente, solo che la grande fede che aveva, l'isteria, sì, ha fatto sì che uscissero appunto le stigmati, ma sì, dove? Sul palmo delle mani. Sì. Mentre sappiamo benissimo, perché ci crede, ovviamente, perché io parlo per me, per chi ci crede, premetto, non sono una bigotta, non ho mai, sì, saputo niente di queste cose, non sapevo niente e non mi sono mai chiesta neanche se c'era l'aldilà o meno, tanto non me ne fregava assolutamente niente. Tutto questo è scaturito dopo la morte di mio figlio, cercare, perché mi sembrava impossibile che fosse sparito nel nulla, però non certo con fede, perché Dio sa quanto l'ho bestemmiato, senza neanche sapere se c'era o meno. Comunque è cosa comune, no, che uno quando succede qualcosa lo bestemmia. Sì, ed è anche abbastanza assurdo, perché se non esiste cosa è comprensibile dal punto di vista umano, sì. Uno che crede in Dio giustamente si ribella, e uno che non crede comunque lo bestemmia lo stesso. Invece di dire, non so, porco mondo, porca terra, porca vacca, dice sì, ed è ateo. Allora a questo punto, se non crede, cosa lo bestemmia a fare? Ma è ormai luogo comune, insomma. Sì, sì. E quindi non è che lo contesto, voglio dire, è una considerazione, una riflessione che si fa. Sì, no, ma tu stavi parlando del discorso delle stigmate. Allora, le stigmati, i romani sapevano bene che dove piantare i chiodi, e li hanno messi sui polsi di Cristo, dove c'è un osso che poteva trattenere, altrimenti sul palmo della mano avrebbe stracciato e sarebbero cadute giù, insomma, no? Sì. Loro conoscevano molto bene l'anatomia del corpo. Sì. Ma la grande fede appunto di Padre Pio, e anche ce n'è un altro, Siragusa mi pare, che ogni tanto viene, sì, un contattista, forma, misteri, eccetera. Sì, un contattista, un presunto, sì, contattista. Che ha le stigmati, la croce sulla fronte, sul palmo. Ah sì, sì, buongiorno Giovanni, dai, buongiorno Giovanni. Buongiorno Giovanni si chiama. Ecco, anche là non è che lui mistifichi, ce l'ha veramente. Sì, ma sono frutti di isteria soprattutto. Sono una grande fede che provoca anche un'isteria. Sì, beh, ma sono manifestazioni psicosomatiche. Ecco, e succede questo, e succedono queste cose, giusto? Sì. Ecco, e io che ho voluto mettere il naso dappertutto perché non mi lascio influenzare né credo se non vedo, sono andata anche a Pietramala, nell'Appennino toscano. Sì. Lì c'è una grande chiesa, incespicata su, dove un prete ogni giorno riceve regione per regione tanta gente. E quando si avvicina, e vanno per... magari si sentono il malocchio, o si sentono assatanati, che tutto gli va male, eccetera, no? Ma chi a cadere di fronte a questo prete, quando si avvicinano e vengono benedetti, sono soltanto i giovani, specialmente nel periodo della pubertà. Esatto, perché sì, che sono più attaccabili da quel punto di vista. Io ho visto cadere in crisi di isterismo di ragazzi e portarli via,
Ma non ho sì, visto ma di solito questi ragazzi, cioè, vivono anche in una società, di una famiglia di tipo integralista, di tipo cattolico, in cui esistono parecchie tensioni, perché logicamente una famiglia normale non andrebbe a dire mio figlio è indemoniato, mio figlio è sotto le... Ma sa, vede, quando te ne capitano tante, no? E questo è abbastanza normale che uno pensi di avere, se c'è questa credenza. Io non ho mai creduto nel 17, 13, non sono superstiziosa a niente, però c'è tanta gente che è superstiziosa e che crede al malocchio, alle fatture, sì, alle bamboline, a tutte quelle cose là, ce n'è moltissima. Sì, sì, ma di fatti è diffusissima questa. E allora si rivolgono così per essere esorcizzati. E guarda caso, chi è che va in escandescenza? Tutti ragazzi giovani. Ma gente di una certa età io non ne ho vista nessuna. Sì, anche appunto c'è da considerare il periodo della crescita, dello sviluppo, che è più dal punto di vista anche ormonale, dal punto di vista psichico, rappresentano uno sviluppo molto 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 forte per un ragazzo. E sa cosa faceva il prete? Li portavano dentro in quattro, in sacrestia, sentivamo urla e strilli, gli dava di quelle belle bastonate, li portava fuori tramortiti. E quello è così, era sparito il diavolo. Stranamente. Ecco, con quelle pacche, con le botte, insomma. Sì, sì, ma questo è un classico. Ecco, basta pensare che si diceva che, ad esempio, Martino Lutero scacciava i diavoli con le scoregge. A parte che, appunto, sì, nei miei contatti mi hanno detto che assolutamente non esiste il diavolo. No, ma non esiste neanche Dio. Beh, sì, questa è una sua convinzione. Io invece da certe cose che ho avuto, da certe cose mie personali che potrei pubblicare, ma non lo faccio perché io non commercio le anime, perché c'è già tanta gente che fa un commercio su queste cose e tanti imbroglioni. Beh, c'è la Chiesa Cattolica, sono 2000 anni che ci marcia sopra con il discorso del paradiso. Beh, la Chiesa Cattolica ci marcia sopra per metterci, ha sempre messo il tabù del diavolo, dell'inferno, del purgatorio, per tenerci sotto il loro, sì, grande difatti, cappello. Esatto, sì, anche per impedire alle persone di cercare per conto proprio. E impaurire. Però, appunto, c'è sempre gente che purtroppo usa male il loro cervello, la loro mente, per pensare e quindi si lasciano influenzare. Sì, sì, ma di fatto condizionare moltissimo. E condizionare da questo fatto. Quello che invece, appunto, io ho avuto, sono state cose eclatanti, non al buio, con gente che può anche testimoniare, eccetera. Sì, ma infatti non abbiamo motivi di mettere in dubbio la tua testimonianza. Ecco, è quello che mi fa. Anche perché la sentiamo molto molto sentita, cioè proprio quasi carnale come testimonianza. Prego. Cioè la sentiamo molto sentita proprio nella carne questa testimonianza tua. Grazie. E poi io ricevo, a parte che lo ricevo mio figlio in chiarudenza, lo ricevo alla radio, lo ricevo attraverso mentire delle cassette, mi parla di Dio, mi scrive e mi parla appunto di Dio, mi delucida tutti i Vangeli che io non avevo mai letto, eccetera, e mi parla dell'esistenza, della luce, della fede di Dio, parla anche di Margherita, di Piero Angela, eccetera, di tutti quegli studiosi, anche della Sindone, e mi ha fatto dei paragoni per come hanno fatto esaminare quella. Ma se quel telo non è un falso, con la tecnologia che dispongono oggigiorno gli studiosi, sì, perché non ne fanno una perché... tale quale? No, ma è possibile costruirla. Esiste addirittura un libro che è fatto dalle lezioni Dedalo del professor Delfino, dice l'uomo creò la sindone. Il problema qual è? Che tutta la tecnologia che esisteva nel Medioevo, nel Rinascimento, è stata distrutta proprio dal discorso dell'Inquisizione, cioè i testi sacri venivano fatti sparire, i testi religiosi o i testi anche scientifici. Beh, guardi, mi permette se la interrompo, allora la Bibbia, mi è stato detto, è più un libro storico che sacro.
No, beh, non c'è nulla di storico nella Bibbia, è solo un insieme di criminalità. Sì, c'è qualcosa di storico. Sì che c'è di no, storico. Cioè, è una finzione, praticamente, una ricostruzione a priori di quello che si vuole. Quando Cristo si è fatto uomo? Di Cristo non si è mai fatto uomo, signora. Mi dispiace doverle dare questo, però Cristo, cioè, Cristo non è che mai si è venuto. Fatto questo uomo è la Santissima Trinità. Comunque, io le dico quello che mi è stato detto. Sì, sì. Non ho ma logicamente, quando uno si quando persone, io dico sì, solo sì. Quando uno si dispone verso certi canali o verso certe diciamo, condizioni, condiziona anche la manifestazione. Cioè, nel senso, io non credo nello spiritismo, cioè io non penso che lo spirito dei morti possa venire. Io so che le persone sono energia. Guardi, a me mio figlio è apparso due volte. L'ultima volta siamo stati abbracciati 8 minuti. Ero ben sveglia, tanto da guardare l'orologio. Sì, ma il cervello umano riesce, ad esempio, anche la telecinese esiste, ad esempio. Il cervello umano, la cinese, eccetera, ma quando poi mi si materializzano, come mi si materializza in mano e mi dice, mamma, questa è un pezzetto della cometa di Halley, falla analizzare, la porto all'istituto di fisica, guardano, mi chiedono di sgretolarla, dico no, a me basta sapere che cos'è. E ho il certificato dove dice peso specifico, eccetera, corpo celeste, e mi chiedono dove l'ha trovata. Ma non so, sa, nella cantina, ma ce la può lasciare? Che... No, dico perché non è mia, ci sono anche i miei fratelli, cioè abbiamo trovato sì, una sì, soffitta sì. Da mia nonna, perché si andava a dire che mi si era, ma mi prendevano anche un po' per matta, e quindi ho tagliato corto così. Quando io ricevo, sono vivo sola in casa, non entra nessuno, le chiavi di casa mia ce l'ho solo io, anche se ho due figlie, perché non sto bene, ho paura che mi succeda qualche cosa, non vorrei mai che le mie figlie entrassero qua e mi trovassero morta, meglio che arrivino i pompieri prima, voglio dire. E quando mi vedo, non so, sento un profumo di mimosa e non so da dove arriva, e vado in salotto e vedo davanti alla fotografia di mio figlio un mazzo di durante la notte, così mi sento un umido sulla faccia e mi trovo la rosa e le rose appoggiate sul viso. Beh, che cos'è? Io non penso davvero che non può essere, perché io in quel momento non sto pensando che mio figlio mi porti una rosa, ma io sto pensando solo a mio figlio, ha capito? Sì. E tanti altri apposti materializzati di fronte alla gente, alla luce, non al buio. Alla luce, apparire davanti agli occhi nostri così. Sì, no, ma ci sono delle risposte che non sono soltanto legate alla visione spiritica. Esiste anche il poltergeist? Esiste? Esiste. Esiste anche quello. Sì, ma esiste anche, ad esempio, cioè le tantissime cose, e noi le reputiamo proprio come cose che avvengono. Tantissime. Infatti, che avvengono appunto attribuendole al Udini, no? Mi pare che sia, che è un bravissimo mago, no? Udini. Che ha messo a disposizione non so quanti dollari, se uno è se uno è capace di dimostrare certi fenomeni, ma tangibili, concreti, di materializzazioni, ha messo a disposizione. Io ho chiesto perché non si può fare questo, mi hanno risposto: Dio non accetta le sfide. No, ma Dio... Se uno ha fede, ci crede bene. E se non ce l'ha, quando arriverà di qua capirà. Questa non è una risposta, cioè che è condizionata anche dal vettore, dalla persona che lo fa, anche da una certa visione. Comunque dai, ti do una risposta per te, per radio, che sì, così. Va bene, io guarda che con questo non è che contraddico, perché ognuno ha il diritto di avere la sua opinione, se Dio è esistito oppure no. Io ho tanti scritti, ho tante cose che darebbero le prove addirittura con dove cosa si può trovare. Se si scavasse ancora per esempio Ercolano e Pompei si troverebbero ancora delle cose. Sì, ma si trova. Sì, ma ci sono tantissime cose. Sono la testimonianza di Dio che esiste. No, no, Dio non è mai esistito, ecco. Dio non c'è. Esistono delle energie che si spacciano come Dio, esistono delle energie negative. Comunque ti do una risposta per radio. Ecco, ho detto solo questo perché ho sentito appunto quel fenomeno. In effetti è vero, se Dio è stato crocifisso, no, non è stato, sui polsi, non non è stato crocifisso nessun Dio, non è stato crocifisso, no. No, ma quel signore ha detto che è appunto...
Allora io ho solo per questo telefonato, per dire sì, in effetti questi sono attacchi di isteria di tanta fede che riescono anche a farsi dopo, una volta morto, si è riassorbito tutto e non è stato... Questo tanto anche per quella famosa Santuzza giù in Calabria. Sì, Natuzza Evolo. Che ha tutte quelle... Ed è la sua grande fede. Comunque... Ma mi date una risposta per radio. Non tolgo niente, per carità. No, nessun problema. Nessuno, io ho solo detto questo. Grazie. Ecco, grazie e buona continuazione. Ciao, buona grazie. No, ecco, appunto quello che volevo inserire su questa telefonata abbastanza significativa è questo. Logicamente esistono delle energie che si nutrono, come dice Claudio, di energia stagnante e sono abili nel presentarsi tramite le visioni culturali delle persone. Logicamente il monoteismo e il cristianesimo, proponendo una certa forma del divino, una certa forma delle realtà che ci sono dopo la morte, vanno a utilizzare questo sistema. Logicamente, cosa succede? Che queste forme utilizzano sempre delle forme di veicolo, cioè degli strumenti per comunicare che per noi sono comprensibili, ma questo non vuol dire che esiste un Dio. Io ho dei forti dubbi anche sul discorso dello spiritismo, cioè lo spiritismo non esiste. Quando noi viviamo abbiamo un'energia, dipende come costruiamo giorno per giorno la nostra vita, come costruiamo la nostra esistenza, cosa succederà nel momento della morte. Se uno non costruisce la sua esistenza, non costruisce il suo modo di vivere, non si realizza, al momento della morte lui morirà e sparirà e la sua energia tornerà nell'energia cosmica, nell'universo. Se uno invece riesce a concretizzare, diventerà un vortice di energia. Ma non è pensabile che esista la possibilità di materializzarsi con gli spiriti. Logicamente esistono una serie di forme magnetiche, di energie che noi non conosciamo, che noi abbiamo perso la capacità di entrare in contatto, la capacità di percepire la dimensione. E come dico sempre, tutto quanto si manifesta sempre tramite la nostra visione culturale. Certo che succede che se noi partiamo con una visione religiosa molto forte, determinata, costruita, stratificata, rafforzata da situazioni di dolore, da situazioni di sofferenza, qualsiasi cosa che si presenta non siamo disposti ad accettarlo e l'andremo a inquadrare come una manifestazione di Dio. Logicamente è anche assurdo pensare che nello spiritismo quello che ci venga detto sia reale, cioè nel senso che quello che noi andiamo a creare con lo spiritismo, e io non credo nello spiritismo, come molti pagani non credono nello spiritismo, e andiamo a creare la somma delle energie delle persone che partecipano a questo. Cioè nel senso, una società spiritica soltanto la sommatoria, forse più qualcos'altro, è una sinergia delle culture, delle persone che sono lì. Logicamente quando uno è colpito da un forte dolore, logicamente tutta la sua energia è canalizzata, è focalizzata, è centralizzata, è schematizzata, vuole ottenere un certo risultato e ci sono delle energie che esistono, che si vanno a manifestare in quella direzione, cioè che ti offrono quella possibilità. Logicamente non sono le persone che sono morte, questo non è possibile, però logicamente come noi esistiamo e abbiamo dei bisogni che sono materiali, esistono delle energie che hanno dei bisogni che sono diversi, sono quelli di avere la nostra energia. Faccio un esempio, nell'antico paganesimo e anche nel paganesimo contemporaneo esiste la teurgia. La teurgia in cosa consisteva? Consisteva nella capacità del teurgo di... animare delle statue, ma questa animazione non avveniva perché Dio infondeva la voce o infondeva la vita, avveniva perché il teurgo era così forte, aveva questa capacità di trasmettere questa conoscenza, questa possibilità di vita all'interno della statua, cioè era un'animazione che veniva fatta, ma veniva fatta appunto con l'energia di chi operava. C'è un'altra telefonata, diamo il via anche a questa telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, volevo ringraziarti per la spiegazione riguardo le stimmate e le malattie psicosomatiche. Mi è rimasto solo un piccolo dubbio. Sì. Che malattia psicosomatica è quella dell'ampolla di San Gennaro che è ampolla fatta di vetro? No, non è una malattia psicosomatica, è una sostanza chimica che cambia stato al momento in cui viene mossa. Difatti, se noti, il cambiamento giornale tende sempre ad agitarla. Esisteva già... Scusami un attimo, se quelle persone perfettamente in buona fede, lo so che anch'io, che dentro l'ampolla non c'è sangue, ma c'è, aspetta, che cos'è? È una sostanza chimica, è una sostanza chimica prodotta anche nel Medioevo. Una sostanza colloidale, un sale colloidale a base di ferro. Lo sanno, lo so io, lo sanno anche gli altri.
ma è la stessa buona fede che fa credere che quello sia sangue e la stessa buona fede che fa credere che quell'altro sia un santo. Non vede il nesso. E allora perché parlare di malattie psicosomatiche? Loro fanno tutto questo perché gli è tornaconto. Sì, esatto, strumentalizzano tutto. E non c'è buona fede di dietro, lo sanno. No, assolutamente c'è malafede, malafede. Ecco, scusa, ti ascolto di là. No, no, va bene. Sì, ecco, dicevo appunto il nostro ascoltatore che molti fenomeni esistono, molti fenomeni appunto sono di origine naturale. La malafede del monoteismo è la capacità di distruggere la comprensione diversa da quello che loro offrono, cioè loro ti offrono una soluzione e ti dicono, ad esempio, questo è avvenuto solo perché c'era Dio, ma non è che è avvenuto che è Dio. Cito un esempio molto concreto. Noi abbiamo avuto degli ascoltatori che ci parlavano, appunto, delle esperienze di gente che è morta, infatti diceva io non credevo, poi è venuto il prete e le cose sono sviluppate in una certa maniera che mi hanno fatto pensare che questo fosse dovuto all'opera di Dio. Ma questo non è avvenuto perché fosse l'opera di Dio. I monoteisti, tramite il loro modo di fare, hanno avuto la capacità di dire quello che avviene non avviene perché è naturale o perché avviene in questa maniera, avviene perché lo provochiamo noi, perché noi invochiamo Dio, perché noi portiamo Dio. Questa è una capacità di falsificare e modificare tutto. Basta pensare che c'era un santo che diceva facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, e questo loro lo fanno. Perché ad esempio il monoteismo si afferma sempre tramite la distruzione anche della conoscenza tecnica? Perché ad esempio loro vanno a distruggere le persone che hanno il contatto con la tecnica? Perché ad esempio, tanto per dire, nel Medioevo, nel Rinascimento, venivano bruciate come streghe la gente che faceva la levatrice, cioè che permetteva ai bambini di nascere, e venivano bruciate le persone che conoscevano le erbe, perché detenevano un potere, una conoscenza, che non veniva da Dio, ma veniva dalla loro esperienza e dal sapere utilizzare gli insegnamenti che queste persone avevano avuto. E dimostravano che loro potevano fare quelle cose non perché era un Dio non perché c'era il Dio dei cristiani, ma perché usavano una tecnica. Difatti, perché c'è sempre questo attacco, ad esempio, da parte dei monoteisti verso la tecnica? Perché sanno che la tecnica può dimostrare le cose. Perché, ad esempio, i testi tecnici sono sempre scomparsi e si trova sempre quella porcheria di testi religiosi cristiani che vanno a raccontare cazzate, buffonate di continuo? Perché c'è questa paura della tecnica, di dire la tecnica appartiene al demonio? Perché la tecnica è uno strumento neutro. La tecnica funziona in base a qualsiasi persona. L'uso che se ne fa di una tecnica dipenderà sempre dalla capacità della persona, dalla volontà della persona. Perciò loro fanno sparire la tecnica. E di conseguenza, quando sparisce la tecnica, sparisce la cultura, e su questo possono innestare la loro ignoranza. C'è un'altra telefonata, diamo il via. Sì, pronto? Pronto? Sì. Io sono Gianni, sì. Scusa se ti ho interrotto della tua spiegazione, io sono in macchina, devo essere molto breve. Peccato che non riesco a seguire tutta la trasmissione perché ci sono dei punti che non riesco a prenderti. Comunque, velocemente, io ho sentito la tua opinione riguardo il libro La Bibbia, no? Sì. Hai dato una risposta molto molto negativa, infatti. Sì. Ecco, io mi auguro comunque che tu, ascoltando le tue risposte, dando appunto ogni risposta ad ogni domanda, hai una buona documentazione. Mi auguro solo che tu abbia un'accurata documentazione anche riguardo a questo libro, perché in effetti... Ce l'ha bizzeffe, guarda. Prego? Ce l'ha bizzeffe. Anche, ma guarda... Mi meraviglio però che ti pronunci in questa maniera, perché il paradosso qual è? Che addirittura... non so, adesso non mi ricordo in che anno, la religione cattolica stessa disse che se il popolo venisse a conoscenza di tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, noi saremmo l'oggetto di derisione universale. Questo cosa dimostra? Che loro effettivamente hanno strumentalizzato tutto quello che ha insegnato la Bibbia, e in particolar modo quel personaggio, quel Cristo che è venuto qui sulla terra. Non ha mai insegnato che c'è l'inferno, il purgatorio, eccetera. Cristo non è mai esistito, Cristo è solo una descrizione della Bibbia. Difatti noi attacchiamo Cristo proprio perché è una descrizione negativa. Ma qual è la vostra filosofia, quella la vostra corrente? Beh, noi siamo pagani, noi siamo pagani politeisti e ci ripassiamo anche alla stregoneria antica e moderna. Oh, ho capito, va bene. Ok, questo un breve accenno per dirti solo che mi auguro solo che, sai, giudicare una determinata cosa prima di averla esaminata è sempre un errore. No, l'importante è documentarsi
prima di dare allora, delle io ti do, ti do alcune così coordinate, ad esempio, dal punto di vista archeologico contemporaneo e moderno. Comunque, ti ascolto per radio, d'accordo. Ok? Bene, perché adesso sembra una zona abbastanza chiara. Bene, d'accordo. Grazie, buona continuazione. Ciao, ciao, ciao. No, allora do una risposta a questo ascoltatore per quanto riguarda il discorso della Bibbia. E parlando solo di archeologia contemporanea, parlo del 98, ad esempio, si è scoperto che ad esempio Re David ad esempio, non è mai esistito e che non esiste nessuna documentazione storica della sua esistenza. Sembra, da una scoperta archeologica fatta nei primi mesi del 98, che ci sia un cippo in cui ci sia una vaga indicazione della sua esistenza. Ad esempio, da scoperte archeologiche, si è scoperto che quando gli ebrei arrivarono a Gerico, che loro affermano di aver distrutto con la loro forza, con le loro trombe di Gerico, Gerico era già una città distrutta, era già in rovine. Allora, cosa hanno detto i cristiani? Cerchiamo di retrodatare la cosa. Cioè, questa è già una dimostrazione del comportamento storico. Cioè, nel senso di dire, falsifichiamo la storia pur di documentare che noi abbiamo ragione. Ma a parte questo, noi non crediamo nel Dio dei cristiani, sappiamo che è solo una descrizione. Noi sappiamo benissimo che anche il Cristo non è venuto, cioè se è venuto, è venuto solo per portare male in negativo. Ma è una descrizione, cioè noi appunto andiamo a criticare la Bibbia proprio perché è un oggetto che descrive un qualcosa. E se questo è stato creato qualsiasi cosa, ma dietro la Bibbia noi sappiamo che non c'è nulla di divino, sappiamo che non c'è nessuno, non c'è un Dio, sappiamo che non c'è un Cristo, e sappiamo che il suo messaggio è solo in negativo, cioè nel senso che lui ha portato solo il dominio, anche perché il porre quel riferimento solo a quel testo significa chiaramente voler schematizzare le cose, non renderle dinamiche. Noi sappiamo che la vita è dinamica, la vita cambia durante il nostro percorso, durante la nostra esistenza. E invece loro cosa fanno? Vanno a fossilizzare il loro centro, il loro riferimento in un'unica epoca, in un unico periodo, e da questo ti parte tutto. Cioè c'è un inizio e si prosegue, e l'inizio è sempre la base di tutto. Noi diciamo no, il paganesimo è vita continua, cioè nel senso che tutto quanto prosegue, tutto si trasforma, tutto quanto viene modificato, esistono le stagioni, esistono i cicli delle stagioni, esiste la nostra vita che cambia, di conseguenza non possiamo schematizzare questo. I cristiani sono abili, pongono il tutto in riferimento a questo, alla Bibbia, al Cristo, e invece non c'è nulla di riferimento che sia positivo. Noi potremmo benissimo eliminare 2000 anni di cristianesimo, perché sono solo spazzatura della storia, dello spirito, dell'anima, di tutto, ma noi sappiamo la Bibbia non c'è nessun Dio, che non c'è nessun Cristo, e quello che noi che andiamo a criticare di questi testi sacri per i cristiani e non per noi, non è tanto la loro esistenza, la loro affermazione, noi andiamo a demolire la loro descrizione, sapendo che solo descrizione basta. Questo è appunto quello che io voglio ribadire, e quello che noi pagani pensiamo di questo, cioè la Bibbia è solo descrizione, e noi non crederemo mai nel Dio dei cristiani, tra l'altro non esisterà mai. Per quanto possano fare i cristiani per crearlo, per manifestarlo, il Dio dei cristiani non ci sarà mai, proprio perché non è destinato a esistere mai. Diamo il via a un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Mi puoi parlare da telefono? Cosa? Sì, ti parlo da telefono. Sì, pronto? Pronto? Sì. Pronto, sì, buongiorno. Sì, sì, dimmi pure. Buonasera. Sì. Sei in diretta, parla pure. Ma sento poco, però sento piano. Sì, beh, io ti sento bene, parla pure. Allora, volevo dirti, complimenti per la trasmissione. Sì. E non c'è mica Claudio. No, Claudio purtroppo aveva dei problemi, speriamo che si risolvano bene, e si risolveranno bene, gli facciamo i nostri auguri. Ho capito. Volevo complimentare per la trasmissione. Claudio, Claudio in trasmissione dalle 7 e alle 8 questa sera, sicuramente, mi ha telefonato, ha detto, guarda, questa sera ci sono sicuramente. Comunque dimmi pure. Allora va bene, complimenti alla trasmissione e vi saluto. Grazie. Okay, grazie. Ciao. Sì, ecco, io ricordo che forse dovevo ripeterlo più spesso, ed era anche giusto che lo ripetessi più spesso. Claudio ha avuto dei problemi personali e non è potuto intervenire. Noi abbiamo tamponato un attimino la cosa. Ringraziamo gli ascoltatori per i complimenti. Facciamo gli auguri a Claudio, e Claudio, a quello che mi ha detto, se non ha contrattempi, se non ha problemi, lo troverete questa sera sicuramente in trasmissione dalle 7 alle 8, perciò se qualcuno deve porre delle domande a Claudio può benissimo intervenire nell'orario più tardi. So che solito dopo le 8 gli prende qualche telefonata in privato, chiamate pure lì, insomma. Ecco, sì, io pensavo che venisse qualcuno dopo di noi, aspettavamo il Mario non si è visto. Ecco, chiudiamo qui la trasmissione, abbiamo rubato un po' di tempo agli altri.
penso che comunque gli ascoltatori preferiscono avere qualcuno che possa, con cui parlare in diretta, che è un altro registrato. Vi ringrazio per l'ascolto. Ecco, io voglio ricordare, questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo e Politeismo. E do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. E Claudio sarà in trasmissione più tardi. Tutti quanti i pagani all'ascolto, e non solo, e quelli in radio, gli fanno gli auguri. E io vi saluto, arrivederci.